Bella a tutti ragazzi, qui Alan dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi a recensirvi Fernanda Hoif, attaccante brasiliano del Bursaspor che si è guadagnato questa carta IF grazie ai 4 gol nella sua ultima partita. Questo attaccante si presenta con 77 di overall, diviso in 68 di velocità, 69 di dribbling, 83 di tiro, 36 di difesa, 51 di passaggio e 78 di physical. Dico subito che l'ho provato come attaccante in un attacco a un unico, diciamo, con 4-2-3-1-2, in una squadra brasiliana, appunto perché nella Lega Turca non ci sono molti esterni che sappiano crossare bene. Ho preferito utilizzare degli esterni che sappiano crossare molto bene brasiliani. Ha 3 stelle piede debole e 3 stelle skill, medio-basso di work rate ed è alto 1,92 m. Cosa che andrà a pesare nei contro e a innalzare i pro. Ora andiamo nei pro. Di cui possiamo notare la potenza tiro, di cui lui ha 87, innalzato dall'87 di finishing. Mamma mia ragazzi, la potenza tiro è veramente bellissima. Infatti lui mi ha fatto il 90% di gol che mi ha fatto, me li ha fatti di potenza tiro. Schiacciando solamente cerchio, è riuscito a fare di quei tiri veramente pazzeschi. Di sicuro è il suo miglior pro, essendo anche un attaccante, l'ho utilizzata molto questa potenza tiro e posso assicurarvi che è veramente buona. Passando al secondo pro, possiamo notare il fisico. Io parlo di quello sulla carta, quindi 78, escludendo l'equilibrio, di cui lui ha 38, che veramente non mi è piaciuto. Infatti 3-4 volte mi è capitato che lui cadesse per niente. Però mi ha anche aiutato a prendermi dei rigori, quindi non mi lamento. Il restante fisico mi è veramente piaciuto tanto, infatti lui ha 62 di agilità, 78 di salto, 76 di riflessi e 72 di stamina con 94 di forza fisica. Questo giocatore è un carro armato, veramente infermabile, a parte per il 38 di equilibrio. Veramente, e ve lo consiglio soprattutto per il fisico e per la potenza tiro, che sono i due pro maggiori, ne sono altri due però, questi sono i due pro maggiori. Essendo anche alto 1,92 m, con il 94 di forza fisica e il 78 di salto, è veramente un grande pericolo in area, sia di testa, pur su FIFA 15 essendo abbastanza difficile segnare di testa, ma comunque anche con cross bassi, eccetera, eccetera. Passando al terzo pro, abbiamo il colpo di testa, di cui vi ho appena parlato, che di cui diviso in 86 di precisione di testa e 87 di finishing. Anche questo è veramente molto buono. Mi ha segnato 2-3 gol di testa, infatti vi dicevo prima, il 90% gol di potenza tiro, il resto gol di testa. E sì, i gol di testa ci sono, però sono pochi, essendo anche molto difficile su FIFA 15 segnare di testa. Andando avanti, l'ultimo pro è la finalizzazione, di cui lui ha 87, ma secondo me è molto di più perché, a parte i tiri di precisione, che ha un contro e di cui ve ne parlerò dopo, segna veramente dappertutto. Nei contro possiamo mettere velocità, di cui lui ha 72 di accelerazione e 64 di velocità a scatto normale. La velocità devo metterla nei contro e avendo 68 di velocità, che è molto basso, si sente molto, essendo anche alto appunto 1,92 m. Quindi la metto nei contro come l'agilità, di cui lui ha 62, però essendo sempre alto 1,92 m, si sente molto l'agilità, infatti. Soprattutto nei dribbling stretto, se la cava, non so come, infatti il dribbling non è nei contro, però l'agilità è molto molto lenta, infatti è molto macchinoso come giocatore. Passando al penultimo, terzo e penultimo contro, abbiamo il controllo palla, di cui lui ha 75, però secondo me è un valore molto bugiardo, dovrebbe avere molto di meno, infatti in game veramente non si sente quel 75 lì. Ultimo contro, precisione tiro, ragazzi mi aspetto di quei gol. Schiacciando R1 cerchio, lui avendo 52 di effetto, schiacciando R1 cerchio vi sbaglia di quei gol assurdi. Quindi ripiegando i contro e i pro e i contro abbiamo potenza tiro, fisico e colpo di testa nei pro e nei contro velocità, agilità, controllo palla e precisione tiro. A questo giocatore do un 7. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare mi piace e a iscrivervi al canale dei Malati di Foot. Da Alan è tutto.